bravissimo. Ehi, 1, 2, 3, e giriamo sul posto. E adesso qui da me, ecco, rotazione del bacino. Questa è la femminilità? Beh, non proprio questa, però ecco, un po' meno braccia, mi sembra un cormorano. Ministra! Piano. Onorevole. Piano. Maria Elena, ma che ci fa qui con Simone De Pasquale? Stiamo lavorando cortesemente. Che ci sta preparando? Stiamo ballando. Avvallando? We survive, un messaggio positivo. Io ce la farò, voi mi interessa, sinceramente. Sì, però, che vi è venuto in testa voi del PD? No, dico Renzi, fa il giornalista, il regista. Lei fa le foto con Oliviero Toscani, adesso la ballerina. Oh! Beh, se pensi che Irene Pivetti, dopo che ha fatto il presidente della Camera, ci ha messo un anno per vestirsi in lattice dalla testa ai piedi, che sono stata anche sobria. Tempo. Ho capito, ma mi pare possibile. Lei è stata ministra delle riforme fino all'altro ieri. Scusi, adesso balla ciao ciao ciao. È una salsa questa, a tempo anche lei, grazie, a tempo. Sì, dico, però, insieme. Il congresso, gli dica che deve pensare al congresso, non fanno il congresso. Se aspetto il congresso faccio la muffa. No, però scusi, sono del PD, non so se lei lo sa. Dovreste mettervi intorno a un tavolo, hai capito? Prendiamo il tempo. Capire dove avete sbagliato, perché hanno sbagliato. Perfetto, non sbagliamo il passo. No, non sbagliamo, il problema è proprio quello, che noi non si è sbagliato. Se fai un congresso per dire dove sei sbagliato, non si è sbagliato da nessuna parte, arrivederci e grazie. Secondo me non ne vale la pena quanto dura un congresso che dura 14 secondi. Mettici pure i convenevoli, come stai? Stai sereno, stai serena anche tu, possono essere 50 secondi, la gente viene col pullman, la gente viene col treno, gli iscritti ci restano male, secondo me non si deve fare questo congresso. Ah, non si deve fare questo congresso, scusa. Riprendiamo la coreografia. No, sì. Mi sembra una cosa un po' infantile, ha capito, più stretti però, sì, un po' più larghi devo parlare. Che fa? Sta lì a aspettare il nemico che arriva, il cadavere del nemico davanti al fiume? È fondamentale. Non sai quanto è bello quando sei sotto al letto, sotto le copertine, che senti lo spread che sale mentre tu stai al calduccio e questi che non ti hanno votato, che stanno nella cacca e ti supplicano di tornare. Ma non credo prima che supplicano. Vabbè, comunque voglio dire, è sbagliato. Voi dovete mettervi intorno al tavolo, siete l'opposizione, loro sono l'opposizione, devono fare autocritica, capire gli sbagli. Facciamo anche una bella coreografia però. E sì. Perché uno, tu due, tre, dici che noi si è sbagliato perché non ci hanno votato, perché se ci avessero votato non diresti che abbiamo sbagliato. Ma esatto. Siccome noi non abbiamo sbagliato, bella, forse hanno sbagliato quelli che non ci hanno votato. No, mi scusi un attimo, sbagliamo pure i passi, però. Allora hanno sbagliato gli elettori, no? Mi scusi. Certamente. Non hanno sbagliato gli elettori, devono fare autocritica agli elettori. Direi. Ma scusi, ma che lei è arrabbiata con gli elettori? Arrabbiata no, però siamo a buongiorno e buonasera e nient'altro. Non è che li evito, perché poi quelli che non ci hanno votato saranno, non lo so, 30 milioni, 35 milioni, sono parecchi. Tanti, non è che li puoi evitare. Però quando li incontro per strada, buongiorno e buonasera è finita là. No, scusi, come buongiorno e buonasera è finita là? Ma le pare possibile? Adesso, scusami, dovremmo ricominciare a, di Pasquale. Possiamo tu devi anche occuparti in di me. No. Avanti uno, due, ma ricominciare? Ma lei vuole? Non posso sopportare che non mi prendano anche a ballando. Un'altra sconfitta, scusate, non ce la faccio. Sai su chi conto? Sì. Sulla sensibilità di una persona straordinaria, Ivan Zazzaroni. Zazzaroni. Ivan Zazzaroni è una persona che unisce, piace a me, piace a Matteo Renzi, piace a Richetti, piace perfino a Martina, è un nome che unisce. Ma che lo volete candidare alla segreteria? Si era invitato anche alla Leopolda, non posso dir nulla. Poi non è venuto perché all'ultimo momento ha avuto un contrattempo stranissimo, sì? Poverino. Ha detto che sono arrivati degli oranghi intorno a casa sua, a centinaia, che gli hanno rubato le chiavi della macchina e non è potuto venire. Ma scusa, secondo me è una scusa. No, ci ha mandato anche il fotomontaggio. Riprendiamo il tempo? Però scusi, uno, voglio due, dire, tre, lei vorrebbe... 5, 6, 7, lo sa che abballando le do una notizia, le posso dare una notizia? Anche abballando c'è il televoto, il voto da casa, votano da casa. Da casa, sì sì, chiamano. Chiamano. Oh, votano la coreografia. No, scusate. No, il voto da casa no. Io mi voglio incatenare. Non è possibile. Io voglio fare un appello alla responsabilità, al senso di responsabilità di Milly Carlucci contro il populismo. Pensi che sia sensibile contro il populismo? Non possono votare da casa, altrimenti quelli sono capaci che guardano il programma apposta, sì, soltanto per votare contro di me, perché capace. Io conosco. Ma sì, votano la coreografia? Votano, comunque votano, capiamo che si può cambiare il regolamento. Cambiamo il regolamento, ho riscritto la Costituzione, non posso cambiare il regolamento. Ho capito, ma non è passato. È stata la riscrittura della Costituzione, il referendum, mi ricordo, non è passato, hanno votato contro. Non è passato perché hanno votato e vedi che il punto è sempre quello. Grazie. L'errore è farli votare, perché questa è la debolezza di tutte le democrazie. Bisogna, per salvare la democrazia, eliminare il voto, questa è la verità, ma è tutto il mondo, non è soltanto un fatto italiano, eliminare è tutto il mondo. Eliminare il voto.
Beh, vabbè, tanti auguri, guarda, grazie, veramente, ha fatto molto piacere, piacere mio. Magari un'altra volta pure. Senti, ma se conosci Zanzarotto... Zazzaroni. Ci puoi mettere una buona parola? Conosce lui, molto bene. Ma molto magari molto arriva da più parti la voce. Devo presentare un programma. Giro. Simone? E? Non mi sembra... Perfetta questa. Non mi sembra molto pronta ancora. Però. Ancora no, perché... Auguri, e base, e 1, 2, 3. La spaccata. La spaccata. Voglio fargli vedere che so fare la spaccata. Più tardi, in un altro modo.